Carissimi, ben arrivati all'Istituto Salesiano Bearzi, qui a Udine. Benvenuti alla nostra scuola aperta. Se non sapete dove siete capitati, ve lo dico subito, provando a riassumere con quattro semplici parole tutto quello che il Bearzi è. Il Bearzi, primo, è una casa che accoglie. Ciò che lo caratterizza è il clima di famiglia. Pensate che Don Bosco diceva che ogni ragazzo, ogni giovane nei suoi ambienti doveva sentirsi a casa sua. E questo è quello che noi cerchiamo di fare tutti i giorni con i ragazzi. Secondo, il Bearzi è una scuola che avvia la vita, perché non vuole dare solo delle nozioni, delle conoscenze, ma vuole anche formare il cuore e l'anima. E infatti tra un po' sentirete i professori come vi diranno che oltre alla scuola facciamo tante altre attività che puntano a far crescere la persona. Terzo, il Bearzi è una chiesa che evangelizza, perché non vogliamo dimenticarci che il fondamento di tutto quello che facciamo e viviamo lo troviamo solo in Gesù. E quarto, infine, il Bearzi è un cortile per incontrarsi tra amici e vivere in allegria, perché vogliamo che ogni ragazzo qui al Bearzi si senta accolto, ma soprattutto, che per noi è la cosa più importante, che si senta felice. Ma allora a che cosa puntiamo qui al Bearzi? Beh, tantissime cose, come sentirete tra un po', ma puntiamo soprattutto a formare buoni cristiani e onesti cittadini, secondo l'insegnamento di Don Bosco, che è il fondatore dei Salesiani e l'ispiratore di tutta la nostra opera educativa. È un santo, come dicono i giovani adesso, fotonico, spaziale, che ha fatto della sua vita un dono totale ai giovani. E qui al Bearzi proviamo in qualche modo a seguire le sue orme. Ma dette tutte queste premesse, vi porterei dalla professoressa Antonella, che vi illustra nel dettaglio la scuola media. Prego, potete seguirmi. Pensate che il Bearzi è qui dal 1939, dal 30 ottobre precisamente. I salesiani sono arrivati quel giorno e da quel giorno non smettono di, con tutta la passione che hanno, di seguire tanti giovani. Nel 1939 hanno cominciato con una scuola che avviava un po' al mondo del lavoro, poi pian piano nel tempo la opera si è ampliata fino a quello che è in questo momento. Eccoci, siamo arrivati, vi lascio con la professoressa Antonella, prego. Buongiorno, benvenuti, seguitemi, vi faccio vedere la scuola. Eccoci, seguitemi, entriamo negli ambienti della nostra scuola secondaria di primo grado. Vi racconto dunque come si svolge una giornata tipo qui da noi al Bearzi. Dalle 7.30 del mattino è disponibile il servizio di preaccoglienza. Alle 7.55 suona la prima campanella e ogni giorno iniziamo la giornata con il buongiorno, un buon pensiero che ci aiuta ad affrontare la giornata, tipico delle scuole di Don Bosco. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle 8.05 del mattino alle 15.40 del pomeriggio. I ragazzi quindi hanno 4 ore di lezione al mattino e 2 ore di lezione al pomeriggio. Tutti i ragazzi si fermano qui da noi in mensa, al Bearzi, che è interna ed è gestita direttamente dalla scuola. È un'occasione importante vivere la ricreazione lunga che separa la mattina dal pomeriggio per permettere loro di avere un momento di incontro, di sfogo, di gioco in cortile, ma anche per noi docenti è molto importante poter scambiare 4 chiacchiere con loro in maniera più informale, lontano dai banchi della scuola e dell'aula della didattica tradizionale. Ci aiuta a conoscerli al 100%. Dopo l'orario di lezione, alle 15.40, è disponibile per i ragazzi la possibilità di fermarsi a scuola tra le 16 e le 17 per l'ora di studio. Inoltre, nello stesso orario, tra le 16 e le 17, la scuola offre l'opportunità di partecipare a corsi extracurricolari di potenziamento, di rinforzo. Tutti questi corsi sono visibili attraverso il nostro registro elettronico, dove appunto sono visibili tutte le attività che realizziamo all'interno della scuola, le ore di lezioni, le eventuali supplenze, le verifiche in classe, i compiti per casa, i compiti personalizzati e dove è possibile anche per voi genitori potersi prenotare per un colloquio con noi docenti. Adesso scendiamo verso il cortile dove Don Piero ci illustrerà la parte dell'oratorio della missione salesiana della nostra scuola. Ed eccoci qui nel cortile delle medie, il cuore che caratterizza la scuola salesiana, perché i ragazzi passano tanto tempo qui, oltre che le lezioni, anche nel cortile. Fin dalle 7.30 quando arrivano si vedono palloni e ragazzi giocare entusiasti di venire a scuola. Perché?
perché qui c'è ben altro, oltre alle lezioni, c'è la crescita totale dei ragazzi. Don Bosco lo diceva, per vedere un ragazzo crescere bene lo si deve vedere oltre che a scuola, mentre mangia, mentre gioca, mentre sta in allegria con gli altri. Ed è per questo che noi sottolineiamo attraverso le ricreazioni l'importanza del gioco, del crescere insieme. Ed è per questo che oltre alla mattina, alla piccola ricreazione, dopo pranzo diamo un'ora abbondante di gioco e di svago. Qui i ragazzi crescono e crescono bene. Diamo occasione anche in giornate speciali durante tutto l'anno che fanno crescere il senso e lo spirito di compagnia, di allegria insieme. La castagnata, le Olimpiadi, la festa di Don Bosco, la festa di Maria Ausiliatrice. Tutte occasioni per divertirsi e crescere insieme. Ed è per questo che durante l'anno noi seguiamo una proposta pastorale, un tema che ci accompagna nel crescere bene giorno dopo giorno in quelle che sono le tematiche più importanti. Allora noi affrontiamo attraverso il buongiorno, attraverso vari momenti, dei ritiri, delle confessioni, quello che è il cuore anche della crescita di ciascun ragazzo. Ed è per questo che al cortile noi ci teniamo tanto e vogliamo che sia bello, ampio e spazioso per tutti. Adesso alcuni professori vi presenteranno alcune nostre attività qui al Bearzi. Benvenuti, venite pure. Questo è il laboratorio di robotica. Qui praticamente effettuiamo una serie di laboratori per i ragazzi. E il percorso di laboratorio di robotica parte praticamente dalle elementari, le medie e le superiori. In particolare oggi vi parlerò di quello che facciamo per le medie. Il primo percorso, il primo punto di partenza per chi arriva e non conosce ancora il coding, di che cosa si tratta e come funziona, è partire da un'applicazione famosa che è Scratch. Scratch praticamente vi permette, tramite una serie di semplici costrutti ad icone, una serie di immagini da spostare, messe assieme in un certo ordine, permette di realizzare un programma per far muovere questo gattino. E in più, tramite una serie di laboratori che si fanno assieme, possono addirittura creare una serie di videogiochi, semplici, diciamo, con Scratch. Al secondo anno ci spostiamo con qualcosa di un pochino più avanzato, è l'utilizzo di robot veri e propri. Quindi tramite comunque una realizzazione di un software al computer, gli studenti possono realizzare, tramite il costrutto ad icone che abbiamo visto già al primo anno, una serie di, diciamo, di programmi utili per muovere un robottino vero e proprio. Vi mostro adesso un esempio fatto con questo robottino qua. Ecco qua. E questa è solamente la base, poi si possono fare una serie di programmi più complicati. Al terzo anno, terza media, si utilizza l'iPad per realizzare dei programmi ancora più avanzati, più sofisticati. In questo caso vi mostro un'applicazione fatta con Swift Playgrounds che vi permette di programmare i movimenti di questo personaggio qua. E per realizzare questa serie di movimenti è sufficiente utilizzare una serie di operazioni del linguaggio di programmazione vero e proprio. È qui che lo studente impara veramente cosa significa programmare, partendo però dalle basi del coding che ha imparato nel primo e secondo anno. Ecco fatto, adesso potete proseguire con gli altri laboratori che ci sono. Benvenuti, io sono Silvia, docente di lettere delle medie e delle superiori e questa è la biblioteca. E la biblioteca è aperta a tutti gli allievi dell'istituto, alle famiglie e ai dipendenti. Si possono trovare libri di tutti i generi, dalle scienze ai gialli alla narrativa. La biblioteca è aperta per un paio di pomeriggi a settimana durante l'ora di studio dei ragazzi e è anche molto frequentata, infatti l'anno scorso abbiamo registrato più di 1000 prestiti. Vi lascio continuare con gli altri docenti. Prego, buongiorno. Vi invito ora ad entrare nello spazio dello studio delle medie. Io sono Valentina Ciacorulli, sono un'insegnante di arte e immagine e dalle 4 alle 5 gestisco anche il momento dello studio delle seconde medie. Perché solo delle seconde medie? Perché i ragazzi vengono divisi per età. Prime, seconde e terze medie insieme ai ragazzi dell'ITI, perché così imparano a gestire lo studio come farebbe un ragazzo delle superiori.
Questo è un'ora di studio facoltativa e individuale, di conseguenza i ragazzi possono trovare qua dentro un ambiente tranquillo dove portarsi avanti con i compiti per casa, con lo studio, e talvolta anche delle persone come gli animatori, come qualche educatore, come i referenti dello studio, in caso di domande trovano una persona che può aiutarli nelle loro faccende. Ecco, adesso possiamo proseguire con la visita e vi lascio nelle mani dei miei abili colleghi. Benvenuti in Aula d'Arte. È questo il luogo in cui disegniamo, creiamo e realizziamo le nostre opere d'arte. L'utilizzo di quest'aula ci dà la possibilità di effettuare un sacco di laboratori e di tradurre in pratica quello che andiamo a studiare nelle nostre classi. I percorsi didattici sono infatti incentrati sullo sviluppo delle capacità pratiche di ogni singolo ragazzo. Questo grande spazio ci consente la sperimentazione di tantissimi materiali che saranno utilizzati nei vari laboratori. Ad esempio utilizziamo gli acquerelli, le tempere, oppure costruiamo anche modellini e veri e propri plastici. In prima media si inizia con lo studio dei colori e delle varie tecniche espressive. In prima media si studiano i colori primari e secondari. Parallelamente introduciamo anche la storia dell'arte. Stiamo studiando la storia di Leonardo da Vinci e abbiamo costruito le sue macchine in legno. Ma quest'aula ci permette anche di sperimentare un sacco di materiali diversi. Stiamo costruendo anche delle cellule tridimensionali. Bene, cari genitori, proseguite pure il vostro tour nell'aula di scienze. Eccoci qua, arrivati in un posto favoloso, il laboratorio di scienze. Venite, venite. Benvenuti anche qui. Allora, sono la prof Sara Vezzani, insegno matematica e scienze, scienze soprattutto. E venire qui mi piace tantissimo, ma non solo a me, anche ai ragazzi che porto durante le ore di lezione. Il più possibile, direi. E perché? A fare che cosa? A mettere in pratica quello che viene spiegato nella teoria. I ragazzi qui si mettono proprio alla prova. Vi faccio subito un esempio. Buongiorno. Buongiorno Michela. Cosa stai utilizzando? Un microscopio. Benissimo. E cosa stai osservando? Sto osservando la cellula animale. Ok. Qui siamo nel programma di prima, che è biologia, ad esempio, e abbiamo la fortuna di avere una serie di microscopi con cui i ragazzi riescono a preparare i diversi vetrini e a riconoscerli. Quindi mi sto proprio molto bene? Sì. Benissimo. E un po' alla volta stai osservando tutti questi preparati? Certo. E saprai anche riconoscerli. Bene. E qui ho visto che hai preparato qualcosa anche qui, in modo, ma così si vede da tutti, diciamo, vederlo tutti. Se cosa sto osservando i cloroplasti? I cloroplasti, quindi gli organi cellulari della cellula vegetale, quello che abbiamo, ma mi c'era pure un'immagine bella sul libro? Sì, ma poi è tutto diverso. Immagino, mi fa piacere che tu dica questo. Benissimo, ti ringrazio. Ma è qui? Buongiorno Matteo. Buongiorno. Qua mi pare che siamo in seconda, sì. E stai un po' giocherellando, spero di no. Stai lavorando con le molecole, gli atomi, sì. Costruendo delle molecole. Quindi non solo la teoria, ma si può anche costruire modellini. Esatto. E qui cosa stai facendo? Qua sto misurando il pH che abbiamo studiato nella scorsa lezione e grazie a i foglietti di tornasole riesco per esempio qua a misurare il grado di acidità della sostanza, quindi nella realtà proprio si riesce a capire come si fa a ottenere determinati numeri, determinati valori. Molto bene. E, ad esempio qui vi mostro una serie di strumentazioni che utilizziamo nel programma di terza, dal corpo umano in cui si fa anche scienza della terra, e che ci aiutano molto nell'apprendimento. Bene, io ho finito e vi lascio continuare il vostro tour per le indicazioni finali. Vi ringrazio. Ciao a tutti, io sono la preside. E cosa devo dirvi? Speriamo che la visita vi sia piaciuta e veramente vi aspettiamo. Chiamate in segreteria e venite a trovarci.